africana, finalista a Roma qui nel 2009, lei però specialista soprattutto della vasca corta, dove è già stata campionessa del mondo ed europea di 50 e 100 rana. Rikkemel Pedersen, finalista qui, si è presa anche il podio a Budapest all'ultimo europeo, la danese, e poi Sara El Bekri, Nicole Valentini e Alia Atkinson a chiudere. Come annunciato quindi prima, la Pedersen in gara in questa gara, in questo 100 rana, come avversario Sara Poeue, che ha dimostrato questa mattina di avere una partenza strepitosa, davvero fenomenale il suo gesto esplosivo e la posizione in acqua, la ricerca della posizione che la porta a scappare via un po' da tutte le avversarie. Corsia numero 4, terza dall'alto per Chiara Boggiatto, che ha cercato subito una spinta che poi non è stata neanche affatto male, un po' peggio la subacquea rispetto a quella di Alia Atkinson, che invece in basso è partita fortissimo. Sì, anche per lei un gesto straordinario, la rana nuotata poi racconta storie un po' diverse, in ogni caso gara molto viva al centro, attenzione anche sulla Boggiattina che quest'anno ha nuotato benissimo le distanze della rana, ha vinto tutti e tre i campionati nazionali, è stata super competitiva nei 200, la gara dove meno ha dato dal punto di vista tecnico sono stati proprio questi 100. Intanto è andata forte Sara Poeue, 6 decimi il vantaggio sulla Pedersen e sulla Boggiatto, che comunque è riuscita a mantenere un ritmo più che buono, si è spenta come da pronostico Alia Atkinson nella parte nuotata dopo una partenza e uno stacco dal blocco straordinario, è sempre la Poeue a menare le danze con il recupero però della Pedersen che la affianca e la supera, e adesso se all'arrivo tutto funziona a dovere non ce n'è più per nessuna, la Pedersen, la Poeue e poi la El Bekri che riesce proprio nel finale ad avere la meglio, peccato su Chiara Boggiatto che si piazza al quarto posto.